Dai, veloce. Man at work, vai. Che mi aspettano, dai. Ebra. Nome e cognome. Clementino Maccaro. Nome d'arte. Clementino. Ah, scusami. Mi chiamo Clementino Maccaro, in arte Clementino. Professione. Professione, diciamo, rapper, e mi permetto di dire attore, per un minimo di... Passione musicale. Sicuramente la passione musicale è la musica neomelodica napoletana, il jazz e blues di Pino Daniele e chiaramente la musica rap mondiale, quindi... Dai, facciamo una presa, su, presto! Dai! Vuoi sapere che cos'è l'hip hop per me? Io credo che l'hip hop sia la verità, cioè la realtà, quello che uno si sente dentro, capito? Mi mette scritto su carta, hai capito? La musica funk non è la verità, è la resurrezione, nel senso che la musica funk è, parlo personalmente, io credo che sia la mamma un po' di tutte le musiche black che ci circondano attualmente nel 2011, ecco. Per me Spry Street è un... chiamiamola sperimentazione, dai, a me incuriosisce tanto questa cosa perché da piccolo pensavo a un musical hip hop, se potesse esistere o no, e sono arrivato all'età di 28 anni che mi stanno chiedendo di partecipare, anzi sto chiedendo io di partecipare, posso dire. Per me la musica di Franco Michalizzi è leggenda. È leggenda perché, sai, a parte i miei genitori che guardavano quei film e io da piccolo, poi le varie colonne sonore io non credo che siano soltanto utilizzate in Italia per colonne sonore, io credo che le utilizzano tutti i produttori hip hop americani per campionare dei suoni, ed è vero. Mi è sembrata una persona molto 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 professionale e per tutto quello che ha fatto è umile, ed è una cosa molto bella perché ti aspetti magari uno come Franco Michalizzi che ha alle spalle tutti questi lavori, tutte queste invenzioni, sia magari uno sulle sue, invece cioè, sembrava di avere a che fare con un fratello mio più grande. Che cosa mi aspetto dal rap, diciamo, dopo quasi 15 anni che faccio musica rap, io mi aspetto di trovare cose nuove ancora da fare, per non rimanere indietro, ma rimanere al passo coi tempi. Quindi attraverso cose come Spry Street, Mojo, oppure attraverso video nuovi che dovranno uscire, riuscire a completarsi, ecco, cercare di essere versati in tutto e per tutto come artisti e non solo come rapper. Videomind è un progetto nato dall'idea di Taiwan, che è un DJ, Paura e Clementino, che sono i due rapper, e abbiamo voluto fare questa musica rap mai ascoltata in Italia, nel senso provando a rappare su BPM un pochino più veloci, prendendo influenze dal mondo della musica elettronica e dal funk, e cercando un pochino di ritrovare quella old school che ora non c'è più e riportarla ai giorni nostri, quindi rappare come un rapper del 2010 ma su basi che suonano come i Run DMC, Beastie Boys, diciamo bam 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 bam, e prima di tutto dare un messaggio. Io sono conosciuto in Italia, diciamo, come freestyler per le varie competizioni, le gare di rap a cui ho partecipato, alcune le ho vinte, alcune le ho perse. Credo che comunque, cioè, il freestyle non si può insegnare perché non c'è la didattica, ecco, tu devi fare questo. È una cosa come giocare a calcio, nel senso che tu puoi anche iscriverti alla scuola di calcio, ma loro ti danno le idee, loro ti spingono, ma devi essere tu a fare 100 palleggi al giorno su un solo piede, giocare tutti i giorni, fino a quando sai che quella sfera sta sotto ai tuoi piedi, scusate il gioco di parole, è sotto ai tuoi piedi fissa. Così anche il rap, nel senso che non puoi trovare un maestro che ti insegna a rappare, deve essere una passione che devi trovare e iniziare a farlo fino a quando non vedi che riesci ad improvvisare tutto e magari intrattenere, perché ricordiamo che l'hip hop, oltre ad essere musica o messaggio di denuncia sociale, non è anche intrattenimento. Non per questo MC vuol dire Maccaro Clemente, no, scherzavo, MC vuol dire maestro di cerimonia. E quindi è il maestro di cerimonia, quello che deve intrattenere le persone. Non si può andare ad una serata rap e ho capito dopo il primo e il secondo pezzo che ha parlato di problemi sociali, ma quello che ti sta guardando si spara le pene, quindi a un certo punto devi anche far divertire, non facendo il comico ma facendo ragionare, con un minimo di ironia. Credo che l'MC al giorno d'oggi sia un pochino il capo della curva ultras di una qualsiasi squadra di Serie A, quello che al microfono dice una cosa e tutto il pubblico. Io credo che come contenuti
alcune volte l'hip hop è una stronzata, perché credo che sia l'unico genere musicale che parla del suo genere musicale. Io non ho mai sentito un gruppo rock che parla di rock, oppure un gruppo jazz che parla di rap. Solo i gruppi pop nei testi parlano di pop. Questo viene una sola volta all'inizio, quando sei ragazzino, o magari fai un solo pezzo in un CD di 15 tracce dove parli dell'hip hop, ma in realtà io credo che ci siano tanti contenuti da affrontare, dalla politica al modo di vivere delle persone, all'amore, alla notte, ai misteri, alla religione. Napoli è un pochino, diciamo, la città che è ribelle, l'arte di arrangiarsi, ecco, famosi per il teatro, per la cucina, da Edoardo Totò, ma io credo che questa sia una cosa che influenza anche la musica, perché anche nell'hip hop, non voglio dire cose sbagliate, ma un napoletano che ha seguito la commedia napoletana, la tragedia napoletana, il teatro, cose, è bravo anche a muoversi sul palco. Io credo che questa cosa mi abbia aiutato anche sul palco a fare rap, pure senza aprire la bocca. Poi questa ironia che abbiamo, questa napoletanizzazione delle persone quando vengono a Napoli, sia soltanto una scuola di cultura da seguire, come posso seguire anche la scuola di Bologna o quella di Milano, ecco. Ogni città ha quello ha un qualcosa da offrire a un turista. E mi raccomando, le spaghetti e bomboli. Tra dieci anni spero prima di tutto di avere una famiglia, di avere una moglie, un figlio e di continuare a lavorare per l'arte, quindi per la musica, per lo spettacolo. Non so se sarò chiuso in un teatro o magari sarò registrando il mio sesto disco, perché magari, che ne so, il quarto ho vinto un minimo di disco di platino, sia Amaron o... Non lo so, io comunque spero di essere felice e di continuare a lavorare per l'arte, ecco. Quanto l'hip hop ha preso da Clementino? Un bel po', perché ho sentito tanti ragazzini di 18-19 anni che prendono spunto un pochino dalle mie cose, come tanti altri ragazzini prendono spunto dagli altri rapper più grandi delle loro città. E quanto mi ha dato l'hip hop? Guarda, tantissimo, perché ho pensato una cosa. Io ho sempre voluto fare l'attore di teatro, mi sono messo, devo studiare addizione, sigaretta, no? Sigaretta, buongiorno, no? Buongiorno, capito? Però... mi rendevo conto, più passavano gli anni e mi facevo conoscere nell'ambito della musica hip hop, che se io al giorno d'oggi entro in un teatro e dico ciao, sono Clementino, ma chi sti ragazzi? Se invece vado ad una jam hip hop e dico ciao, sono Clementino, porca miseria, un minimo mi conosce, dico oh, Clementino, allora, come dire, ho trovato già la strada aperta per l'hip hop rispetto a quella del teatro, dove specialmente in Italia c'è una concorrenza mostruosa. E allora ho continuato a voler fare hip hop. Ora, tramite l'hip hop, sto entrando nel mondo del teatro. Quindi, ritorno alla domanda di prima, quanto ti ha servito l'hip hop nella vita? Ti dico moltissimo. Mi ha fatto conoscere tante persone, mi ha fatto viaggiare, mangio gratis in tutte le città italiane solo per suonare. Allora la scusa di suonare è quella di mangiarsi il piatto tipico in Valle d'Aosta, in Toscana, in Puglia. Sto parlando troppo. Io credo che l'ironia nello spettacolo sia molto importante, e l'ironia fa parte anche del carattere di un artista. Perché se una persona è ironica, quando succede un qualcosa di serio cerca di fare dell'ironia per non mettere un brutto stato d'animo tutto intorno, ma anche per risolvere le cose. Per quanto riguarda l'ironia all'interno della musica rap, credo che sia soltanto uno dei tanti generi, perché non è detto che il rap debba essere per forza un genere dove il rapper è preso male. È normale che se io faccio un pezzo sul terzo mondo e sui poveri bambini che non hanno da mangiare, è normale che io sono serio. Ma è normale che se io parlo del terzo mondo rivolto ad un politico che ha tantissimi soldi ma non guarda nemmeno un bambino che muore di fame perché non ha da mangiare, allora tu ci butti anche la zeppata, come dicono a Napoli, la zappata subito ironica. Per quanto riguarda invece i generi musicali pop, esiste il pop dove magari il rapper è più serio, quindi preso male tra parentesi, e poi non è preso male, è serio. C'è il rapper che parla del party, c'è il rapper che parla della politica, c'è il rapper che magari non parla di nulla ma gli piace fare soltanto giochi di parole, c'è il rapper che gli piace il funk e c'è il rapper ironico dove con il sorriso è ancora più cattivo di quello che ti dice determinate cose arrabbiate. Ce l'hai con me. Tutti i film che io ho visto ho sempre preferito la parte del cattivo. In Batman di Christopher Nolan amo Joker.
nel vecchio Batman amo Jack Nicholson, quindi il vecchio Joker. In Peter Pan il mio preferito è Capitan Uncino, in assoluto. In Aladdin il mio preferito è Jafar. In Jesus Christ Superstar, che è un musical con i controcoglioni, il mio preferito è sempre stato Giuda. Ho sempre avuto il cattivo come modello. Frollo in Notre Dame de Paris. Tutti i cattivi mi hanno sempre dato quella punta di ironia cattiva che, non lo so, mi piace. E quindi, chiamandomi anche Iena come tag, facendo il rap in napoletano, quindi potevo pensare di utilizzarlo diversamente, come Giuda in Jesus Christ, che è nero, è l'unico nero del musical, quindi il cattivo che si differenzia un po' dagli altri. Ho detto, vabbè, amo il ruolo del cattivo, c'ho il nome Iena che potrebbe essere azzeccato, quindi parlando con la produzione ho detto, ma chiamiamolo proprio Iena, e loro hanno detto, ok, Iena ci piace, faccio l'MC. Ho detto, sto con i diavoli. Ho sempre odiato le persone molto arroganti, le persone poco umili, le persone che conosci e sono tranquille, dopo due settimane sono diventati famosi, a stento ti salutano. E poi trovi gente, ora ci vuole, come Franco Michalizzi, che dopo tutto quello che hanno fatto non si permettono minimamente di guardarti a distanza e tutto. Spero un giorno di diventare qualcuno, di acquistare un minimo di popolarità, e se seguo l'orma dei miei genitori, cioè quello che mi hanno sempre insegnato, bisogna cambiare soltanto una cosa, il budget e i trattamenti tra camerini, eccetera. Ma per quanto riguarda la persona, io credo che una persona molto popolare, più umile è, più spacca proprio, che la gente dice, porca troia, guarda qui, perché sempre sto parlando di mio fratello. Mi piace proprio vedere la faccia del ragazzino di 15 anni che magari ha ascoltato il tuo disco e ti considera un mito, quando ti incontra, che rimane così, e tu lo guardi e dici, oh, ma che, ma come ti chiami? Abbiamoci un caffè, ma fumiamoci una sigaretta insieme. Non i falsi umili, non i falsi umili, perché a questo punto preferisco quello che si atteggia, perché trovare quello falso umile che viene vicino, dai, ti porto le valigie, così, e magari dopo vado da un'altra parte, ma quello è un coglione, questo, che preferisco a questo punto quello arrogante che ti dice la cosa in faccia, magari. Io credo che YouTube sia una delle cose più importanti arrivate negli ultimi 10 anni in Italia. Perché mentre nel 96, nel 95, quando scrivevi un pezzo rap e lo volevi far ascoltare a un tuo amico, lo facevi ascoltare al tuo compagno di banco, prendevi il telefono e chiamavi un amico per farglielo ascoltare, poi dovevi comprarti il giornale, trovare l'etichetta, vedere chi ti dava, chi te lo faceva uscire. Al giorno d'oggi, cioè, tu con un Mac ti registri il pezzo, ti fai la base, ti fai il video, lo metti su YouTube, dopo 5 minuti che il video è pronto già lo vedono in tutti i tablet. Quindi è un passo grosso, perché rispetto ad un ragazzino di 15 anni di adesso, quello che aveva 15 anni nel 2010 non aveva. E è una cosa che rovina un po' gli artisti, perché con YouTube non si comprano più i dischi, ascoltano tutti, poi tramite i vari siti, tutti questi network dove tu scarichi ormai il pezzo, non c'è più bisogno di comprare il CD originale, ormai comprare il CD originale è soltanto per intenditori, per appassionati, ecco. Quindi da un lato è un'arma a doppio taglio, perché non ti fa vedere il CD, ma in un lato, cioè, è vero che metti un CD e 10.000 persone dopo almeno tre giorni, qualcuno anche dopo 3 ore già vedono i tuoi video. Attualmente io credo che tanti artisti riescono a chiudere contratti e serate tramite YouTube, Facebook, MySpace e tutto. Non è vero un cazzo che non è importante Facebook, come non è vero un cazzo che non è importante MySpace, se sei un artista, perché io credo che un artista riesce a chiudere serate tramite Facebook, tramite MySpace, tramite YouTube, tramite Hotmail, tutto quello che può riguardare un contatto web artista. Poi vabbè, lasciamo stare il fatto che sono un personaggio molto amato dal pubblico su YouTube, e quindi magari una gara di freestyle o un video, se lo vedono tante persone, anche se non capiscono un cazzo della mia lingua, ma magari piace il personaggio, non lo so. Io cerco sempre di essere me stesso, non sarà a cambiare mai, video mai, Valentino, Press Street, qualsiasi cosa. No, Press Street non sono me stesso, sono io. Adesso, cioè, c'ho da fare veramente, basta, Spray Street mi attende, mi raccomando, venite a vedere Spray Street, My Network, ciao!